I cosiddetti negazionisti del Covid, qualche tensione tra manifestanti e polizia, multe e sanzioni per il mancato rispetto delle regole anticontagio. Roberta Ferrari. Roma, Piazza San Giovanni, nessun distanziamento, poche mascherine, sventolano bandiere italiane mentre negano la pandemia. Anche qui quasi nessuno indossa la mascherina. Guardi, per me fanno male, io ho tutta l'aria a disposizione e non me la tolgo. Parlano di dittatura sanitaria, dicono no a chi dal palco li invita a mettere la mascherina. Parlano così del virus che ha ucciso più di 36.000 persone in Italia. Da uno spillo l'hanno fatto diventare una montagna. Cioè il coronavirus è uno spillo secondo lei? Sì. Secondo lei non è vero che esistono i contagi, che i contagi aumentano? I contagi esistono. Ma non danno tutti questi morti. Nessuna regola anche in piazza Bocca della Verità, dove si riuniscono gilet arancioni e negazionisti. Una trentina, tutti senza mascherina. Non è pericoloso. Vanno a salire i contagi? No. Gli ospedali sono in preallerta, le terapie intensive tornano a riempirsi? No, non è vero. Non è quello che dicono in radio e in televisione, questo. Perché non è vero. Per quale motivo devo indossare la mascherina? Lo prevede la regola, per evitare la diffusione del virus. È una regola che non rispetta la libertà personale, ma stiamo scherzando? Se ci avete paura, segregatevi dentro casa. Un manifestante fermato, diversi identificati dalle forze dell'ordine. Termina così il pomeriggio della capitale, nel giorno in cui i contagi in Italia continuano a crescere. Il Covid ha reso più difficili la